Questo genere di video nuoce gravemente sul salute del vostro portafoglio. Collezionisti, oggi siamo qui sul canale per fare un ultimissimo spacchettamento riguardante le 3XL 2023 Titans. Per la precisione, oggi faremo lo spacchettamento di ben 12 pacchetti a caccia soprattutto dell'ultimo invincibile che ci manca, che è l'invincibile Titan. Poi magari se da questi 12 pacchetti ci escono anche le mancanti per completare l'album. Anche perché, raga, diciamocelo chiaro, ancora non si sa se di questa raccolta uscirà il servizio mancanti. Io, raga, ovviamente spero che esca, però guardando l'ultima stagione della raccolta Titans che non era uscita, non sono molto felice. E soprattutto penso che faranno uguale all'anno scorso. In più, raga, per i più malati di collezionismo, a fine video vi mostrerò altre 3 cards riguardanti il Living Set che mi sono appena arrivate. Sto da giro 3 cards riguardanti la Serie A. Quindi per un evento di tematica Serie A queste sono molto interessanti. Raga, 3 cards di spessore. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al mio canale, sta proprio qua sotto. È completamente gratuito, come sapete, questo è un canale di malati di collezionismo come il sottoscritto. E soprattutto vi ricordo di seguirmi anche sui miei social, Instagram e TikTok. Che, raga, su Instagram rimarrete sempre aggiornati su tutto, rookie, uscite, esaurite, quant'altro. Su TikTok ovviamente seguitemi, c'è il link in descrizione e lì faccio video sul campo di calcio. Basta perderci in chiacchiere, andiamo già a fare sto fucking unboxing di questi 12 pack, vamonos. Collezionisti, eccoci qua pronti a spacchettare questi 12 pacchetti Titans per andare a completare un minimo almeno il raccoglitore. Che non succede, raga, però se dovesse uscirmi l'invincibile Titans, raga, io faccio un disastro. Non succede, Soprattutto vi ricordo di rimanere fino alla fine del video se volete vedere le 3 living set che mi sono arrivate. Ovviamente sempre dal sito Out of the Box, che ovviamente vi consiglio. Tra l'altro anche questi hanno un print rate molto basso. Dai, raga, ho finito tante squadre, ma in altre squadre invece me ne mancano ancora un po'. Ma andiamo con il primo pacchetto. E partiamo con la Card Legend di Toloi, l'attacco stellare del Torino. Poi abbiamo un centrocampista girato, che è la nuova firma di Ilic, che in teoria dovrebbe anche mancarmi, ci sta. Poi abbiamo la classica card Kamal VAR, il codice. Poi abbiamo una card girata, che è l'attacco stellare dell'Empoli. E l'ultima è quella pulsante del Juventus. Andiamo ora con il pacchetto con Giroud in copertina. Vediamo se riusciamo a risultare. Troviamo la Card Legend di Izzo, poi abbiamo una nuova firma Davide Ballardini, Top Impact Miguel Veloso, poi abbiamo una nuova firma di Zanoli, ok, il classico codice, poi abbiamo una card girata che è Next Gen da Iluke e ancora un'altra Next Gen Luca D'Andrea. Siamo partiti un po' così, ma vediamo il pacchetto dopo. Cuore pulsante del Sassuolo, il muro d'acciaio del Bologna che non mi ricordo se ho, poi abbiamo Top Impact Zaccagni ancora girato, poi una nuova firma di Gravillon, la classica card, non è vero il codice questo, poi un centrocampista che è Camara, che ho già visto anche che, raga, è dietro, raga. Ma che pacchetto può mai essere trovare una doppia nello stesso pacchetto? Ma che senso ha? Peraltro neanche Mr. Vivo, perché già ce l'avevo, quindi è ancora meno utile. Partiamo con Darko Lazovic Legend, poi abbiamo una Next Gen della Cremonese, poi abbiamo Top Impact Barella, raga, che questa mi manca, quindi la metterei qua, che magari ci porta bene per dopo. Abbiamo la classica card Kamal VAR, poi abbiamo il codice. Passiamo alle 2 card girate, che sono l'attacco stellare dell'Elas, che ho già completato come squadra, e Rookie Unana, già trovato e ritrovato. Fammi per favore trovare qualcosa che mi manca, per favore, facci trovare qualcosa. Qualcosa di interessante tipo Ekdal, che dovrebbe mancarmi se non sbaglio. Poi abbiamo Soppi dell'Atalanta, Top Impact Frattesi, Warstar Zaleski, che se non erro anche lui dovrebbe mancarmi. Poi abbiamo il codice. Passiamo alle 2 card laterali, che sono ancora Luca D'Andrea e ancora Daniluk. Andiamo ora con il pacchetto con Dybalino in copertina. Vediamo. Partiamo con l'attacco stellare della Roma, poi abbiamo il cuore pulsante del Torino, passiamo alla nuova firma Zaffaroni, che è l'allenatore dell'Hellas Verona, che mi mancava, almeno questa mi manca. Poi abbiamo classica card Kamal VAR, il codice. Poi abbiamo una card girata a portiere, che è ancora rookie di Andrea Onana, raga, madonna quante volte l'ho già trovata. E anche l'attacco stellare dell'Hellas. Dai, Adrixel e Titans, fatemelo uscire sto giocatore forte, fatemelo uscire. E partiamo con Ferguson, rookie del Bologna, leader Dominguez del Bologna, anche questo già ce l'ho. Top Impact Smalling dovrei controllare se mi manca. Poi abbiamo la classica card Kamal VAR, passiamo al codice. Poi abbiamo una card multiruolo, signori. Regà, abbiamo una card multiruolo, può voler dire solo una e una sola cosa. Regà, questo è un invincibile. Ma quale, regà? Andiamo subito a scoprirlo, ma prima ci spoileriamo la carta dietro, che è ancora l'attacco stellare dell'Empoli che già avevo trovato. Speriamo, regà, che sia l'invincibile Titan, speriamo che sia l'invincibile Titan. Regà, abbiamo trovato la card campione d'inverno, che ok, è una card rara, va bene, ci sta, ma ce l'avevo già, quindi è doppia. Peccato, regà, veramente peccato, perché ci tenevo particolarmente a trovare l'invincibile Titan. Qua abbiamo il cuore pulsante da Salernitana, Top Impact Vicario. Poi abbiamo nuova firma Trosticon, che dovrebbe mancarmi, buono. Poi abbiamo un attaccante, che è World Titan Olivier Giroud. Abbiamo il codice. Poi passiamo a 2 card, che sono Rookie Oliveira, già trovato, e quello pulsante del Napoli, che ovviamente il Napoli l'ho completato, quindi a posto. Ci mancano 4 pacchetti all'appello, regà, quindi andiamo un po' spediti. Partiamo con l'attacco stellare del Bologna, il muro d'acciaio del Torino. Poi abbiamo l'attaccante, che è Top Impact Laurenti, che forse mi manca dopo controllo. Poi abbiamo il classica card Kamal VAR. Poi abbiamo il codice. Passiamo all'E
Legend Gabbiadini e l'ultima è Rookie Lukman. Terz'ultimo pack, raga, ce ne mancano solo e unicamente tre. Partiamo con il Tucumano Pereira Legend, poi abbiamo il Muro d'Acciaio della Sam, passiamo a All-Star Danilo, raga, questa mi manca, quindi ottimo. Poi abbiamo il classica Cartier Malvaro, il codice, passiamo un attaccante che è l'attacco stellare del Monza, che già ho, e Legend Soriano, che già ho. Penultimo fucking pack, signori, penultimo, dai. Attacco stellare del Bologna, passiamo a Next Gen, che ce l'ho già, raga, non sto neanche qua a pronunciarlo. Poi abbiamo nuova firma Ngoje, che dovrebbe mancarmi, quindi ottimo. Poi abbiamo classica Cartier Malvaro, il codice, passiamo a un difensore che è Rookie Hall, il quale pulsante del Lecce. Ragazzi, siamo all'ultimo pacchetto di giornata e ultimo pacchetto dell'XL che andrò ad aprire. Partiamo con il cuore pulsante dell'Inter, poi abbiamo il codice girato che vi regalo, poi abbiamo World Titan Giroud, spero vi manchi, poi abbiamo delle card girate che sono Lazovic Legend, cuore pulsante del Milan, poi abbiamo la nuova firma Ochoa che già ho e l'ultima che è World Star Brown. Ragazzi, peccato per la card campione d'inverno che già ho doppio, ma ora andiamo a vedere se tutte queste che ho trovato mi mancano e poi vediamo insieme. Mettiamoci anche Smalling Top Impact nella Roma. Goje, nuova firma invece, mi mancava. Così come mi mancava Inic, che così completo tutta la pagina. Mettiamoci Danilo World Star. Zaffaroni mi mancava. Come potete ben vedere, la card campione d'inverno ora ce l'ho doppia. Faccio sto annuncio, ragazzi, se avete l'invincibile Titan e vi serve la card campione d'inverno, scrivetemi su Instagram se volete fare questo scambio. Devo dire, ragazzi, che me ne mancano ancora un bel po', onestamente. Però ora, ragazzi, se siete arrivati a questo punto del video, vuol dire che siete molto molto interessati a vedere le tre living set, quindi siete anche ben malati di collezionismo. Queste che vedete qui sopra sono quelle dell'ultimo video e non so se avete notato, ma Zapata, raga, dopo il mio video è salito a dismisura il suo prezzo. Ora sotto le 50 euro non riuscite neanche a trovarlo. Però raga, obiettivamente ci sta, ce ne sono solo 180 al mondo di Duvan Zapata. Ricordo che tutte le cards che vedrete anche oggi arrivano direttamente dal sito Out of the Box Trading Cards, sito, raga, che vi consiglio perché lì potrete trovare delle belle card a basso costo. Cominciamo con la prima card del living set che ci tengo a mostrarvi oggi e si tratta di Hakan Çalhanoğlu con la maglia dell'Inter. Questa delle tre cards che andrò a mostrarvi oggi è quella con il print run più alto perché ne ha 305, che comunque non è un print run altissimo comunque. La card è la 482 ed è anche relativamente recente. Però raga, fidatevi che 305 è molto basso come print run. Seconda card del living set che ci tengo a mostrarvi oggi è la card di Luis Muriel dell'Atalanta, che non è neanche abbastanza recente, è abbastanza vecchiotta come card. La centratura della card, come sempre, lascia a discutere. E anche, raga, il suo print run è di sole 300 copie in tutto il mondo, quindi relativamente basso. Secondo me, raga, le card dei giocatori della Serie A hanno un appeal molto molto basso rispetto al mercato europeo. Comunque, card abbastanza vecchiotta, ma neanche troppo, perché è la numero 308 della collezione. Artwork, devo dirvi, anche abbastanza bello rispetto a Hakan Çalhanoğlu, non mi piaceva troppissimo il suo. Ma ora passiamo alla terza e ultima card di giornata. Quando, raga, ho visto il print run di quest'ultima carta, sono rimasto scioccobasito. E ovviamente sto parlando di Koulibaly, che nonostante tutto è un giocatore di alto livello. Probabilmente per un periodo è stato anche uno dei migliori difensori centrali al mondo. Vi dico, raga, che il suo print run è relativamente basso perché è di sole 271 copie in tutto il mondo. Card che, così come Çalhanoğlu, è relativamente recente perché è la numero 447 della raccolta. Queste, raga, sono le tre cards del living set che ho deciso di mostrarvi oggi. Qual è la vostra preferita delle tre? E soprattutto, ne avete qualcuna delle tre? Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero soprattutto che vi sia piaciuto l'ultimo spec dentro riguardante le Titans. Ovviamente, ragazzi, tengo a salutarvi con la card campione d'inverno. E con questa bellissima card vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i miei social e ovviamente sfondate il tasto like. Detto questo, ci vedrete al prossimo video!